sono state rimosse carcasse di automobili che giacevano da oltre 20 anni circondate da arbusti e folta vegetazione. Nel parco urbano dei Camaldoli, vallone sali scendi dal lato di Capodimonte, la situazione di degrado è evidente. Per questo motivo è stata organizzata una vasta operazione di riqualificazione dell'area. Il presidente del Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, Antonio Gibbia. Metteremo il vallone in sicurezza perché ci sono diverse voragini molto profonde, quindi cercheremo di creare un percorso in modo che turisti o escursionisti, perché viene molto frequentato da diverse associazioni, vista la bellezza del posto, possano procedere in sicurezza. Ci sono molti alberi che versano proprio sulla strada, sono pericolanti, quindi bisogna eliminare ogni pericolo possibile. All'interno del parco sono state perlustrate le aree alla ricerca di rifiuti pericolosi, all'opera anche volontari. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Marco Nonno e il consigliere comunale di Napoli Giorgio Longobardi. Un'iniziativa impegnativa e dovuta, come sottolineato dal responsabile amministrativo dell'ente Giuseppe Vaio. Questo del verde della città di Napoli è sempre stato un argomento che noi abbiamo visto determinate cose, che noi siamo responsabili dell'ente parco, che è un perimetro che comprende il verde a nord della città di Napoli, mentre poi la giurisdizione, cioè la parte pratica, è di gestione del Comune di Napoli. Di gestione del Comune di Napoli, che, con il quale noi abbiamo più volte tentato, proponendo un protocollo d'intesa con il Comune di Napoli, e non siamo mai riusciti a raggiungere l'obiettivo, sperando che questa nuova amministrazione ci dia un attimino più attenzione. Il Parco Metropolitano delle Colline dei Camaldoli, un'area verde essenziale per il territorio e di importanza strategica dal punto di vista ambientale. Francesco Schioppa, responsabile tecnico, ne è convinto. Soltanto in sinergia tra tutti noi potremmo veramente farci qualcosa. Nessuno è responsabile diretto del degrado del vallone di San Rocco, lo siamo tutti. E allora quando si è tutti non si è nessuno, per cui alla fine si auspica soltanto che ci sia, ecco, bisogna fare pace tra tutti, politicamente e amministrativamente, istituzionalmente, e le cose si faranno. Cosa fare nel vallone? Sono tante. La prima cosa è mettere in sicurezza levando la vegetazione, ma come vede questa pavimentazione in cemento che è a terra, questa fu messa dagli americani, perché gli americani qui mettevano i carri armati. E hanno coperto l'antica pavimentazione storica che c'era. Allora la seconda cosa da fare poi è mettere in sicurezza la caditoia per le acque piovane, perché questo è un vallone, questo nasce, diciamo, è la natura che lo ha creato, perché è un impluvio di tutte le acque piovane provenienti dalla parte nord della città. E chiaramente per metterlo veramente in sicurezza bisogna intervenire anche sul selciato.